un viaggio tra il sacro e il profano, nel profondo dell'animo del maestro Lino Di Netto, che a Vittorio Veneto porta in mostra 100 sue opere dall'intenso valore artistico e umano. La mia pittura è sempre stata di carattere sacro. C'è sempre una sacralità in tutto quello che faccio, perché la mia pittura è di carattere contemplativo. 4 anni dopo l'esposizione del maestro al Palazzo dei 300 a Treviso, le opere di Di Netto tornano ad incantare il pubblico a Vittorio Veneto. Andiamo a esplorare il sacro di Di Netto, non soltanto il sacro, ma anche le immagini profane. È una mostra a tutto tondo, perché ci sono dipinti, sculture e vetrate policrome. Aurum, un titolo della mostra, perché proprio l'oro, con il suo splendore e purezza, è segno distintivo dell'arte sacra e filo conduttore dell'esposizione. Cerco sempre qualcosa che viva nel tempo, che si eternizzi, una forma che eternizzi la cosa.